Jan Eyck, pittore fiammingo vissuto nella prima metà del 400, è considerato un caposcuola dei cosiddetti primitivi fiamminghi, che esercitarono la loro arte nelle Fiandre, allora ducato di Borgogna, tra il XV e il XVI secolo, parallelamente ma indipendentemente dal Rinascimento italiano. A lui si deve tra l'altro il perfezionamento dell'uso di colori a olio, utilizzando la tecnica della velatura. Il suo ritratto Arnolfini, che per un certo periodo è appartenuto anche ai Reali di Spagna, si trova dal 1842 alla National Art Gallery di Londra e rappresenta sicuramente l'opera più nota dell'artista. La tavola di 82 x 60 cm raffigura un uomo e una donna a figura intera inseriti in un interno illuminato da luce soffusa, più precisamente una camera da letto, che rivela uno status di notevole benessere, sottolineato dagli abiti della coppia e da alcuni dettagli, come ad esempio il tappeto, di probabile fattura orientale, le arance, frutto prezioso nelle fiandre, o ancora il vetro lavorato della finestra. Il dipinto, nei due inventari del Cinquecento, viene catalogato come Ernur Le Fain e Arnul Fen, e solo nell'Ottocento i personaggi sono stati identificati come il mercante lucchese Giovanni Arnolfini e sua moglie, la conterranea Giovanna Cerami, ma tale attribuzione non è assolutamente certa. La rappresentazione di due persone a figura intera nel Nord Europa è un fatto assai raro. Si dovrà aspettare un secolo per poter ammirare un'analoga rappresentazione. Sul muro della parete di fondo spicca la firma dell'artista e la data 1434. Jan van Eyck fuit ic È stato qui. C'è naturalmente chi ha contestato questa traduzione asserendo che significa van Eyck fu questo e alludendo che il ritratto sia un autoritratto ma tale ipotesi è generalmente rifiutata. La firma è posta quasi al centro della tavola e oltre a ricordare i suoi esordi artistici come miniaturista, solleva una prima domanda. Perché quella posizione è così in evidenza? Si può pensare a buon diritto che la firma sia parte della rappresentazione. È cioè funzionale al tutto. Abbassando lo sguardo, vediamo accanto a un rosario uno specchio convesso. Intorno ad esso, inserita in piccoli clipei, è raffigurata la Passione di Cristo, che partendo dal basso illustra l'orazione nell'orto, la catta di Cristo, il giudizio di Pilato, la flagellazione, la salita al Calvario, la crocifissione, la deposizione, il compianto, la discesa al limbo e la risurrezione. Ma c'è di più. Ed è qualcosa di veramente speciale, lo specchio rimanda alle figure viste di spalle e a due personaggi che si intravedono, uno dei quali potrebbe essere il pittore. E il tutto da un senso di profondità che permette all'osservatore di vedere oltre il ritratto e a un tempo accorgersi che ci sono altre due persone presenti. E ciò suscita di nuovo la domanda, perché? Non sappiamo se Diego Velázquez abbia potuto vedere questo quadro, ma anche se in contesti e confini diversi, suscita la stessa curiosità ed emozione. Comunque, l'uso dello specchio convesso non è una rarità nell'arte fiamminga rinascimentale. E qui ne vediamo qualche esempio. Ora veniamo ai due personaggi, vestiti in maniera elegante, lui con una pelliccia di marmotta, lei con un lungo abito verde rivestito all'interno da una pelliccia di ermellino, sembra che abbiano indossato gli abiti dell'occasione e di fatti i loro atteggiamenti esprimono qualcosa di solenne, ma se guardate in basso vedrete che ambedue sono scalzi. Anche qui nasce un ulteriore interrogativo. Perché i due personaggi si fanno ritrarre vestiti solennemente ma scalzi in una camera da letto? Beh, è venuto il momento di provare a dare una possibile interpretazione. Occorre sapere che fino al tardo Medioevo, per il matrimonio, non era necessario il rito nella chiesa, la presenza di un sacerdote, ma era sufficiente che fossero presenti tre condizioni verso cui gli sposi dovevano esprimere il mutuo consenso, meglio se alla presenza di testimoni e che tale cerimonia seguiva ancora il rituale tramandato da Greci e Latini. Se si osservano le sculture dei sarcofagi romani che rappresentano il rito matrimoniale, vedrete che un elemento essenziale è l'unione delle mani. E infatti nel ritratto vediamo lo stesso gesto, anche se l'uomo porge la sinistra, mentre con la destra alza il braccio a mo di giuramento. Un altro elemento essenziale nel rito romano era la fiaccola nuziale. E se guardate in alto vi accorgerete che c'è una sola candela accesa, che non ha senso, in quanto l'ambiente è illuminato dalla luce del giorno, a meno che la si consideri un elemento del rito che si sta celebrando. Le tre condizioni che dicevamo essenziali per lo spalizio erano, secondo i dettami dei concili del 1400, primo, procreare. E qui basta guardare la donna, che non è incinta come sembrerebbe, ma appoggia la lunga veste sul ventre vicino al letto muziale, mentre la figura scolpita sulla testiera del letto potrebbe essere Santa Margherita di Antiochia, che ha come attributo un drago ed è protettrice delle puerpere, oppure Santa Marta di Betania, stesso attributo il drago, ma protettrice delle casalinghe, che darebbe senso allo scopettino attaccato al muro. La seconda condizione del matrimonio era la fedeltà e qui entra in campo il cagnolino, un griffone terrier in mezzo ai due personaggi, che è risaputo essere un simbolo di fedeltà. La terza condizione, infine, era l'indissolubilità del matrimonio, testimoniata dal gesto dell'uomo, anche se una maliziosa mela posta sul davanzale può rammentare che il peccato è sempre in agguato nel mondo. Quindi si potrebbe concludere che il ritratto non sia altro che un matrimonio o una promessa di matrimonio celebrato nel talamo nuziale, in quel momento sacro, che giustifica peraltro lo stare scalzi, e con la presenza dei testimoni, uno dei quali l'artista, appone la sua firma a certificare il fatto. Questo quadro si può considerare la perfetta sintesi della transizione dal tardo medioevo all'età moderna dove elementi della tradizione vengono inseriti in una rappresentazione a dir poco rivoluzionaria ed è giusto ritenere Faneic uno dei più grandi artisti d'avanguardia di quel periodo.